Pelacavi, il protagonista del nostro lavoro. Non posso utilizzare la forbice, dici che è più comodo quello. Ma guarda, ti dico, l'elettricista italiano mediamente è molto bravo con la forbice, nel senso che ci fa anche lo zabaglione in determinate circostanze, però ci sono cose per cui la forbice diventa, diciamo, riduttiva, ecco. Nello specifico noi abbiamo pensato a questo attrezzo che ha vinto anche diversi premi per la sua innovazione, per la sua ergonomicità, che ci consente di fare più cose, ecco, in una. Nello specifico, ti faccio vedere, è uno spelacavi che ci consente di spelare cavi a sezione quadrata, poi dallo 0,5 al 4 mm, ok? Sì. Passando per tutte le varie misure, ok? All'interno abbiamo degli alveoli che ci indicano la profondità di spelatura, per cui ogni alveolo misura 5 mm ed in mezzo ho una tacchetta, per cui, Mi sa che fai prima, ecco, farmi vedere perché. esatto, vado, prendo il mio cavo che così a sentimento potrebbe essere una versione da 1,5, l'ho posizionato più o meno all'altezza del 5 mm che vedevo la Ok. tacchetta. E ho fatto la mia spellatura a 5 mm. Ma qual è la sua peculiarità? Ovviamente il cavo da 1,5, 2,5, l'elettricista lo spela veramente con una cosa. Mettiamo Ma che io guarda, ti però. dirò, allora, io che faccio riparazioni nella realtà, se quando ti metti a spelare i fili usi la forbice, ci metti 3 secondi, cioè Esatto. uso la forbice, io perché non ho l'attrezzo, però dico uso la forbice, Sì. ok. Sai quando mi sono messo, cioè mi metto a utilizzare uno strumento per spelare? Sì. Quando devo fare le scatole di derivazioni, perché sono tanti e Sì. a quel punto a fine giornata ho la mano dolorante, ma solo per quello, solo per una protezione a Sì, me, no? certo, assolutamente. Però al di là del cavo singolo, possiamo andare ad agire anche sul cavo multipolare, Sì. ok? Con sezioni, lavoriamo su sezioni da 8-13 mm, e in questo caso qua adesso io vado a prendere l'ultimo pezzo del cavo, ma metti che io avessi una matassa e dovessi sguainare, diciamo, spelare il mezzo metro. Sarebbe stato un pochino più impegnativo, soprattutto se Certo. così. Per cui con questo posso andare e farlo passare qua, arrivare fino alla lunghezza di mezzo metro. In questo caso qua vado e apro. Ok, ho fatto la mia Ok, cioè spelatura. allora ho capito che puoi spelare l'ultima parte. Ma Cioè, se te devi spelarne potenzialmente molto, potresti farlo e anche. come? Scusami. Scusami se sono stato poco chiaro. Se io avessi 1 metro di cavo e volessi andare a spelare alla lunghezza di 1 metro. Sì. Ok, invece che Cioè tu andare lo a girare abbracci intorno, tutto, lo cioè non abbraccio lo abbracci solo tutto, con la punta, lo abbracci lo tutto vado e qua, poi faccio il puff e tiro via. Adesso non ruoti. lo faccio No, perché, perché è solo quello lì per esatto, ruoto e poi tiro e estraggo e l'ho spelato tutto quel mezzo Ok, ma non metro. ti fa il taglio lungo? No, sì che lo No, fa però. questa è un'altra funzione che adesso ti faccio Ah, vedere. Se voglio fare la sguainatura longitudinale, ho ok. un'altra lama qua, vado a Ah, è la prendere, parte laterale, ho capito. ok, vado a prendere il mio cavo, anche Sì. che dovessi fare una sguainatura di 2 metri di cavo multipolare, faccio così, puff, e ho Ok. fatto la mia sguainata, ok? Per cui ho E sguainato il mio. la lunghezza Pensi? della lama è regolabile? O comunque No, te riesci a. praticamente ti fa il primo millimetro in maniera tale che tu riesca ad Tu abbia. aprire, Ok, ok? abbia solo. Metti che devi fare 2 metri di sguainatura di cavo multipolare con la tua forbice, vai a dire, Certo, boom, boom, sì, boom, boom. no, In questo caso chiaro. qua tu vai alla lunghezza che ti interessa, tiri Va. e è sguainato, ok? In più ho la parte dietro dove posso andare a sguainare, ad aprire i cavo dati e cavo antenna, ok? Per cui con questa parte qua ce l'avevo prima. Quindi a misura non rischio sempre il solito Esatto. taglietto intorno Intorno a alla qua. tutti i cavi dati. Esatto, nello specifico, guarda, lo possiamo anche fare molto banalmente. E ti ho fatto la cosa. Dopodiché, se devo fare anche la spelatura di questo, vado ad aprire qua, lo metto nel mio 4, che probabilmente va bene. E tac. Track, aspetta, fammelo inquadrare. Un gioco da ragazzi anche sul cavo antenna. Insomma. Va bene. Direi che uno strumento, parentesi, la sua forma particolarmente ergonomica mi consente di lavorare in maniera da sforzare un po' meno il polso e se è fatto in maniera conica, perché se dovessi andare, se io avessi questo cavo, mettiamo che non è un cavo dati, che mi esce da una scatola di derivazione, io vado dentro, con questo riesco ad andare
all'interno del foro. Ti riesci a spellare appena esci. Esatto, appena sì, cosa. Metti questo in quel caso effettivamente non ci arrivi con la forbice, devi iniziare a tirare. Esatto, con questo vado, pam. Figo, figo. Grazie. Grazie a te.